io so che Castagnetti non è molto d'accordo su questa battuta di De Mita, del movimentista. Ci spiega perché? Perché Mattarella è entrato in politica, come dice il servizio, insomma, no, a seguito di quell'assassinio del fratello, e da quando è entrato in politica si è sempre collocato su una linea riformista, e quindi ha sempre dato un contributo a cambiare le cose. Non è una persona immobile, ecco, è una persona, tantomeno conservatore, ma è una persona che ha sempre dato. Alla sua storia, lui faceva parte del gruppo dei Morotei. Per capire nella Democrazia Cristiana chi fossero i Morotei erano Nino Andreatta, Tina Anselmi e Leopoldo Elia, in particolare Leopoldo Elia, insomma, no? Che è stato per molti versi un suo fratello maggiore, anche se non il suo, non il suo maestro in accademia. E ha caratteristiche molto simili a quelle di Leopoldo Elia. Come si può dire che Leopoldo Elia era una persona, ma come Mattarella, immobile? Ha sempre lavorato per trovare il modo di cambiare le cose, perché spesso in politica, soprattutto a sinistra, si pensa che le cose cambino quando si è declamato l'obiettivo, mentre invece le cose cambiano quando, declamato l'obiettivo, si individuano gli strumenti, i mezzi, il percorso per raggiungerlo. E questo, come dire, fa la differenza fra chi è un politico e chi è uno statista. Chi è uno statista sa che bisogna creare le condizioni, trovare gli strumenti. E Mattarella ha impiegato una vita tutta dedicata a trovare il modo di. E io credo che se sarà eletto presidente, con il capo del governo, avrà un rapporto. Come dicevo, sono due personalità diverse e complementari, ma un rapporto prezioso perché darà anche un contributo in questa direzione, a risolvere i problemi. Poi non dimentichiamo, è un giurista raffinato, di professione, molto Ecco, raffinato. intanto ha già superato quota 140 voti, procede abbastanza speditamente, lo spoglio. Sarebbe importante anche vedere sul totale degli scrutinati. Noi per semplificare abbiamo Solo focalizzato i voti. l'attenzione su Mattarella. Cascella, si parla molto in questi giorni sui quotidiani, sulla stampa, in televisione, di una sorta di revival della Prima Repubblica. Ma che cos'è questo da parte della classe politica? Quasi un piccolo pentimento, lei che ha vissuto fasi convulse della cosiddetta Seconda Repubblica. No, lo diceva prima Castagnetti, bisogna dire sempre la cosiddetta prima la Repubblica, perché siamo in Italia e non siamo in Francia, dove il passaggio da una Repubblica all'altra è sempre stato segnato da momenti di rottura istituzionale, cosa che in Italia non è mai avvenuta. In Italia è avvenuto semmai il passaggio attraverso leggi elettorali e credo che sia una contraddizione in sé, perché un sistema elettorale, tant'è che siamo ancora dopo Alla legge 20 anni e più elettorale. in una transizione incompiuta, e questo è proprio l'elemento della transizione, forse ci può aiutare a comprendere il senso delle elezioni di Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è l'ultimo Moroteo, è l'ultimo Moroteo, forse l'erede della cultura più profonda che Aldo Moro, io lo ricordo questo, una volta, insomma, fu Sergio Mattarella a regalarmi un opuscolo che aveva stampato il gruppo del Partito Popolare subito dopo la sua costituzione. Era ancora un libretto giallo con la foto di Il Aldo discorso di Moro, Moro, l'ultimo sì, discorso ai l'ultimo gruppi della discorso di DC. Moro ai gruppi parlamentari. In quel discorso, che era un momento difficilissimo, il momento in cui ci si doveva rendere conto della fine, diciamo così, di quel sistema che ruotava attorno alla Democrazia Cristiana, perché c'era la Convention ad excludendum, perché non c'era l'alternativa. Questo era l'elemento vero di crisi di quel sistema politico che poi è stato chiamato Prima Repubblica. Non c'era l'alternativa democratica, non c'era l'alternativa, e quindi tutto si rivolgeva attorno alla Democrazia Cristiana.
Il discorso di Moro fu, ancora adesso credo che sia meritevole di attenzione, perché Moro dice: non so che cosa potrà accadere, ma sicuramente accadrà qualcosa di nuovo. Ed è impressionante, insomma, da questo punto di vista, che il nuovo possa essere incarnato da una figura come Sergio Mattarella.